Eccoci, buongiorno, benvenuti, ore 12, ciao Giovanni. Buongiorno Nicoletta, anche oggi in diretta dagli studi di Cremona 1 in questo mercoledì 18 ottobre. Anche oggi tanti ospiti, spunti interessanti per promuovere qualche riflessione. Tra gli altri, oggi ospiteremo, tornerà a trovarci con piacere, il pedagogista Daniele Novara, perché sta per uscire per Rizzoli il suo nuovissimo libro. Ce l'avremo praticamente in anteprima e questo ci fa particolarmente piacere. Il nuovo libro di Daniele Novara si chiama Non è colpa dei bambini, perché la scuola sta rinunciando ad educare i nostri figli e come dobbiamo rimediare subito. Più tardi ci verrà a trovare. Peraltro io avevo letto il libro che ci aveva portato l'ultima volta che era venuto qui da noi, L'essenziale per crescere, l'ho trovato molto utile e davvero con degli spunti molto interessanti, e soprattutto col suo così linguaggio diretto ai genitori, senza tante scuse, senza tanti fronti. Bene, allora poi magari ne parleremo. Assolutamente, assolutamente. E poi parleremo di musica, perché la Moruzzi Junior Band compie 10 anni e sentirli in questo caso, perché sentiamo la grande musica di questi ragazzi hanno davvero creato un gruppo musicale importante. Ci sarà un concerto celebrativo per questi 10 anni il 22 di ottobre al Museo del Violino, ovviamente nella cornice speciale dell'auditorium, e ne parleremo ovviamente tra pochissimo. Parliamo di cinema per tutti gli amanti, perché questa sera torna al Cinefilo il Cinema Ritrovato in collaborazione con il FAI Giovani, Cinema Ritrovato in collaborazione anche con la Fondazione Cineteca di Bologna, che restaura pellicole d'epoca, diciamo così, e pellicole naturalmente che meritano di essere restaurate, come il film di Michelangelo Antonioni, che venne premiato a Cannes nel 1967, lo ricorderete tutti, Blow Up. Questa sera sarà proiettato, anzi doppia proiezione, alle 16 e alle 21. Questo è il primo film della nuova serie che parte oggi e che andrà avanti. Più tardi vi presenteremo insieme a Giovanni Schinto tutti gli altri film di questa rassegna. Tra l'altro, sempre al Cinefilo, parleremo poi anche di Barbiana 65, il film sull'esperienza di Don Lorenzo Milani a Barbiana, che sarà proiettato domani e venerdì. Andiamo a vedere che cosa succede un po' a Cremona e cosa succede in Italia e nel mondo, Giovanni. Allora, a Cremona vediamo subito cosa ci racconta il sito Cremona Oggi. Trattativa Comune Saba, sorpresa, spunta l'autosilo Massarotti, una vicenda questa che si trascina già da qualche anno. È in corso appunto una trattativa tra Comune e Saba per la revisione biennale del contratto. Ricordiamo che Saba gestisce alcuni parcheggi nella comune di Cremona, e nell'ambito di questa trattativa potrebbe trovare finalmente un ruolo ben preciso anche per quanto riguarda l'utilizzo l'autosilo Massarotti. E poi? E poi vuoi sapere altri titoli da Cremona Oggi? I titoli di Cremona Oggi e anche quelli delle nazionali, grazie. Ah, bene, prego. Allora, abbiamo poi un titolo sulla Mauro Moruzzi Junior Band, di cui ci occuperemo anche noi, come abbiamo già detto. Ieri sera c'è stata l'assemblea degli abitanti di Via Giordano, che non scioglie i dubbi dei residenti. Ci spieghino, dicono, l'alternativa alla strada sud. Ancora una volta dunque al centro dell'attenzione di questi comitati spontanei di cittadini la viabilità. Diamo un'occhiata a quanto sta accadendo a livello nazionale, a cominciare dal Corriere della Sera. Gasolio rubato in Libia dai miliziani ISIS e rivenduto in Italia ed Europa, 6 arresti, però che fantasia questi qua. 3 ricercati, e la merce veniva fatta arrivare in Sicilia, escortata da miliziani armati. Hai capito? Vabbè, insomma, staremo a vedere, chissà che non c'entri di striscio anche Cremona, visto che la Tamoil era dei libici. Vedremo. Attacco del PD e scontro su Visco, l'ira di Padoan, dimmi che non è vero. Quindi il ministro dell'economia, insomma, sarebbe rimasto piuttosto male dalla decisione, dalla votazione che c'è stata ieri in aula, che appunto in base a una mozione del PD non porterebbe alla riconferma di Visco sulla poltrona di Palazzo Cocche, quindi ci sarebbe un cambio per quanto riguarda il governatore della Banca d'Italia, che poi in realtà molti si domandano cosa debba fare di così importante il governatore della Banca d'Italia nel momento in cui c'è la BCE. Vabbè, andiamo su Repubblica.it. L'allarme dell'OCSE: Italia un paese di vecchi.
Con chi ce l'hanno? Non ho capito. È vero, dai. Va è bene. Vero. I giovani sono più poveri e senza lavoro e quindi questa è la situazione. Una fotografia. Un titolo nuovo, novità. Direi. Sono arrivati anche quelli dell'Ocse. Banca Italia, il PD sorpresa attacca Visco, ira del Quirinale, prima si pensi al paese. Allarme smog al nord, misure d'emergenza in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto, i valori di PM10 preoccupano in particolare a Torino e a Milano. Torna un attimo più su, a parte sì che lo smog lo sento. Io che sono asmatica e respiro malissimo, ma questa è una nota tecnica. Qui c'è una notizia che riguarda il mondo della musica. Elio e le storie tese si sciolgono, è venuto il momento di lasciare. Giorno triste per la musica, dice Ernesto Assante, storico critico di Repubblica. Sono la miglior band italiana di sempre. Però insomma, Elio ha detto, siamo insieme dal 1985 e quindi abbiamo perso segnale. Siamo insieme dal 1985 di là. E quindi è anche giusto salutarci e quindi dobbiamo farcene una ragione, insomma. Peccato, ma ci lasciano un sacco di album memorabili, direi, memorabili. Senti un po', allora, ricordiamo il nostro numero di telefono 338 60 10 112 per scriverci, mandarci sms o whatsapp, noi siamo qui per leggerli. E poi vi ricordo anche la programmazione di Cremona 1, perché questa sera c'è una nuova puntata di Pronto Dottore con la nostra Federica Bandirali, sarà ospite il dottor Riccardi e si parlerà di corsi preparto. Allora andiamo a vedere qualche anticipazione. Frequentando un corso preparto si apprendono importanti informazioni su come gestire i primi giorni di vita del neonato, ma soprattutto ci si confronta con altre donne nella stessa condizione e con professionisti che aiutano a gestire l'ansia e le paure legate al travaglio e al parto. Il corso fornisce alla futura mamma un sostegno psicologico e le insegna come prepararsi anche fisicamente all'esperienza del travaglio e del parto, due momenti delicati, spesso fonte di ansia e paura. Soprattutto la paura del dolore correlato al travaglio e al parto induce molte donne a preferire un taglio cesareo anche quando non è necessario. Ed è così che frequentando un corso preparto si possono apprendere tecniche di rilassamento e respirazione che aiutano per esempio ad affrontare in maniera più serena la nascita del bambino. Di questo e molto altro parleremo questa sera a partire dalle 20.30, nuovo orario, nella puntata di Pronto Dottore. In diretta il dottor Aldo Riccardi, direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cremona, e con lui parleremo proprio delle nuove mamme e del loro rapporto con i corsi preparto. Per intervenire 0372 8056, 342 599 7969 invece è il numero degli sms. A questa sera alle 20.30 con Pronto Dottore, sempre in diretta sulla nostra emittente. E a seguire poi per tutti gli appassionati di pallavolo e di pomì, riparte questa sera Sotto Rete, il nostro settimanale dedicato alle rosa, quindi non mancate l'appuntamento condotto da Simone Arrighi. Questi gli appuntamenti di Cremona 1. Ricordiamo poi che oggi c'è l'open day sulla menopausa sia all'ospedale di Cremona sia all'Olio Po, dalle 14.30 alle 17.00, pare che le prenotazioni siano tutte esaurite, però vi ricordiamo che ci sono poi gli incontri informativi dalle 17.00 alle 18.00 con ingresso gratuito sia all'ospedale di Cremona al quarto piano, sia al consultorio di Cremona e poi all'Olio Po e al consultorio di Casalmaggiore. A questo punto siamo pronti per mettere in moto il nostro carrello, per vedere un po' la nostra spesa e per poi quindi cucinare il piatto di oggi. Pronti, via con il nostro carrello. Oggi prepariamo la zuppetta di topinambur e le sue chips, gli sfilacci di calamaro, agli aromi e i chiodini. Allora ci servirà il topinambur, due patate, una cipolla, due spicchi di aglio, l'olio extravergine, 4 calamari, 200 g di funghi chiodini, prezzemolo e maggiorana, un limone, sale e pepe e l'olio per friggere. E allora andiamo a vedere chi è il protagonista oggi in cucina. Buongiorno ad Omar Torresani. Ciao. Benvenuto. Che noi conosciamo già perché abbiamo già conosciuto all'interno di Cosa Bolle in Pentola più volte. Un'altra volta. Tu sei uno chef professionista e quindi oggi ci prepari un piatto insomma di alto livello, direi. Già il nome io mi sono già persa. Ripetiamo, allora facciamo la zuppetta di topinambur, sì, che è questo. Questo, che cos'è? Che, spiegaci un po' cos'è, perché non tutti lo usano, vero? Ormai... Il topinambur è un frutto della terra che noi troviamo tranquillamente selvatico anche nei nostri campi. Sì. È quello col fiore giallo, la fiorescenza è gialla e ha un gusto di carciofo, quindi di base c'è la cinarina. Ok, quindi è un po' amarognolo. Non amarognolo, c'è questo retrogusto di carciofo che poi
assemblato tutto il piatto, ha anche un effetto digestivo. Ah, bene, quindi anche... No, insomma, fa bene, anche fa bene, per... Fa bene. Esatto. E poi l'abbinamento pesce e funghi. Esatto, abbiamo unito il chiodino, che è un altro elemento tipico della, dei nostri campi, sì. O pioppino, sì. Che si trova anche sui pioppi, abbinato al calamaro. Okay. Quindi uniamo quello che è i frutti della terra locale con il frutto del mare. Beh, insomma, interessante direi. E queste chips che mi hai detto? È sempre il topinambur che taglierò sottile sottile e lo farò friggere. Quindi diamo la parte di croccantezza al piatto, essendo un brodo. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Poi qua sento un po', vedo un po' di erbe aromatiche, senti, quindi dove si deve partire? A pulire il calamaro, forse? O pulire il calamaro, iniziamo a mettere sulla zuppetta di topinambur, sì, che ci mette un po' di tempo perché è abbastanza durino. Vai, allora comincia durino. A farmi vedere, allora, come si tratta il topinambur, che non ho mai non l'ho mai visto. Per mettere gli scarti, qui ecco. È tutto spento. È duro? È duro? Sì, sì, è duro. Allora, con il pelapatate. Col pelapatate. Uno lo lasciamo intero, che lo utilizziamo. Sì. Lo utilizziamo per fare le chips. Lo taglierò a fettine. L'altro invece lo utilizziamo per fare la zuppetta. Okay. Quindi se la fai bollire? Partiamo come se fosse una crema. Quindi cipolla, uno spicchietto d'aglio che poi togliamo. Esatto, olio. Lo allunghi la patata, che gli dà la parte di cremosità, sì. Che altrimenti in sé per sé non avrebbe. E poi lo facciamo cuocere, al momento di cottura lo frulliamo. Sono proprio curiosa di assaggiarlo, perché non l'ho mai assaggiato e quindi non so. Intanto? Non so bene che gusto abbia. Particolare. Però senti, interessante. Ma questo abbinamento, questo qui è la foto del. Ecco, vedete, state vedendo la fotografia del fiore giallo con praticamente la radice? Sì. È la radice del. Scivola. La radice sta sottoterra. Sta sottoterra, esatto. Sotto sì, terra. Sì, sì. Ma dai. Sì. È un po' brigoso da pulire perché bisogna. È bello durino. Ha tutti e poi questi tutto bozzi. Ritorzolato. Esatto. Vabbè, un lavoraccio, ho già capito. Esatto. Però lo faccio io, dai, ti va bene. Allora, ti lascio fare sto lavoraccio e sì. Poi dopo torno, allora così mi fai vedere come sta andando. Assolutamente. Allora, caro il nostro Omar, prosegui pure a lavorare, io prendo. Il mio materiale per venire a trovare gli amici della Moruzzi Junior Band. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto a Giovanni Grandi, direttore della Junior Band, e Giuseppe Corbari, primo direttore, nonché insegnante insomma, di sax, clarinetto, ormai sempre storico all'interno della... Consumato no. Colonna allora, portante. Direi che insomma 10 anni e sentirli in questo caso, che è insomma lo slogan per festeggiare questo importante traguardo, 10 anni di musica e amicizia, come vi piace definirli, con 180 ragazzi coinvolti. Allora, l'obiettivo adesso ovviamente per festeggiare è questo concerto che ci sarà il 22 di ottobre all'auditorium del Museo del Violino. Insomma, voi che location importanti ne avete già calcate, sì. Però questa insomma ha un'emozione particolare, immagino. Certo, anche perché è una location che è abituata ad avere i numeri uno al mondo e logicamente, essendo noi i protagonisti, abbiamo il giusto timore reverenziale. La cosa grandiosa è che saranno con noi davvero dei numeri uno, perché non suoneremo da soli, ma collaboreranno con noi alla realizzazione della serata i Gomalan Brass Quintet, che è un quintetto tra i migliori al mondo. Basta pensare che vi suonano la prima tromba della Sinfonica della RAI, piuttosto che il primo corno dell'Arena di Verona, il primo trombone del Regio di Torino, quindi stiamo parlando di livelli assoluti. E appunto non verranno solamente a fare un'ospitata, ma verranno a lavorare insieme ai nostri ragazzi. Quindi sarà anche un'esperienza insomma didattica importante per loro. Esatto, è proprio un'esperienza di crescita reciproca. L'idea è venuta dal fatto che è nato un bellissimo rapporto in questi anni con Marco Pierobon, che è un grandissimo solista, un grandissimo trombettista, già prima tromba della Chicago Symphony per intenderci, che si è un po' innamorato della nostra realtà e ha voluto sempre in questi anni darci una mano, tra l'altro a titolo completamente gratuito, in una generosità impressionante. Quando noi abbiamo iniziato nel 2007, io con alcuni ragazzi di allora, erano pochi, abbiamo cominciato in pochi,
siamo andati a sentire uno dei loro concerti, uh-huh. dei concerti dei Gomalan Brass, e ci si è illuminato lo sguardo, siamo stati veramente conquistati. E da allora, appunto, loro sono sempre stati come dei punti di riferimento per noi. Adesso lavorare insieme a loro. Vi hanno visto anche crescere, quindi è stata una bella soddisfazione anche da quel punto di vista. Esatto. Corvari, come si stanno preparando i ragazzi? Perché immagino sia una bella. I ragazzi si sono sottoposti a un bel impegno, perché preparare un programma da presentare in una location del genere, certo, non è una cosa semplice, però sono compresi nell'impegno che si sono assunti e stanno dimostrando, ci stanno dando dei buoni ritorni. Col detto l'impegno c'è, non siamo ancora prontissimi, ancora ieri Giovanni era lì alle prese con la sua sezione di trombettisti per cercare di sistemare le ultime cose, però. Perché adesso ci sono poi tutte le prove singole dei vari prove gruppi. Di sezione, esatto, le prove, sì, sì, prove, sì, di sezione, sì. Prove, tecnicamente prove di sezione, dice, poi le prove d'assieme, e siamo a buon punto. Ma come fanno a starci tutti i ragazzi sul palco del come infatti, vi siete attrezzati? Infatti sarà una cosa molto particolare e ringrazio di cuore il Museo del Violino che ha accettato questa sfida, perché la sala è bellissima, ma lo spazio scenico, certo, è abbastanza raccolto perché è pensato per la musica da camera. Allora deborderemo letteralmente verso le prime poltrone del pubblico, okay, come disposizione, e questa è una cosa che da un certo punto di vista logicamente ci mette un po' alla prova, perché siamo in uno spazio un po' ristretto. Dall'altro mi fa molto piacere perché saremo veramente in mezzo al pubblico, saremo abbracciati, sarà un contatto proprio, esatto, diretto, ci sarà un contatto molto molto ravvicinato. E il programma del concerto prevede dei pezzi nuovi? Il programma del concerto prevede alcuni pezzi nuovi che noi suoneremo insieme al quintetto, ad esempio abbiamo un medley di Morricone molto uh-huh. impegnativo. E poi abbiamo alcuni dei nostri brani storici di questi 10 anni, che però non saranno diretti da me o da chi abitualmente ha diretto la Junior Band, ma saranno diretti proprio dai 5 protagonisti del quintetto. Ah, okay, okay. E quindi ci sarà proprio appunto questo scambio musicale molto forte. Bellissimo, importante. Allora io per festeggiare insomma insieme a voi questo momento vorrei far vedere allora la clip che riassume i vostri 10 anni di musica e amicizia, così come l'abbiamo chiamata in questa clip. Ore 21 all'Auditorium del Museo del Violino, tanti volti ovviamente che sono passati attraverso questi anni, vediamone allora qualcuno in quest'altra clip. Ciao, io sono Martino Moruzzi. Io sono Esther. Ciao, sono Michele Gianluppi. Ciao, io sono Stefano. Mi chiamo Davide. Ciao, sono Marco. Io mi chiamo Michele. Io sono Alice e suono il sassofono. Questo è il mio quinto anno nella Junior Band. Però mai avrei pensato che a distanza di 10 anni potessimo assistere a questo miracolo, io lo chiamo miracolo, al quale noi quotidianamente assistiamo. Eccoci, allora 10 anni, abbiamo visto anche tanti momenti che ricordano questi anni, 10 anni di carriera, tra cui anche quello di Costa Volpino 2017, dove avete vinto insomma un concorso molto importante. Sì, questo è stato forse l'apice dal punto di vista dei risultati che abbiamo ottenuto, perché è un concorso davvero impegnativo, di tradizione, 13ª edizione, si tiene ogni 2 anni, e partecipano veramente realtà giovanili da tutta Italia, anche qualcuna dall'estero,
E il fatto, alla prima partecipazione tra l'altro, di riuscire a vincere la categoria A è stata davvero una sorpresa per tutti, che testimonia anche proprio la bontà del nostro metodo, che è spiccatamente puntato alla musica d'insieme. Il nostro, più che un corso di strumento, come spesso avviene in tanti percorsi didattici, è proprio l'idea, un'idea di squadra che fa musica insieme. E quindi questo insegna anche tante cose nella vita, probabilmente, quindi insomma le insegna anche a integrarsi, certo, a lavorare insieme, a lavorare in squadra. Quindi, infatti, una delle cose più belle che testimonia questo DVD, perché questo è il trailer del DVD che sarà possibile, appunto, è in distribuzione a partire dalla serata del 22 ottobre, è proprio vedere le facce di tanti che hanno iniziato allora e che ora sono diventati grandi. Alcuni hanno scelto proprio la musica, la musica come strada di vita, di studio, opportunità di lavoro. Questa è la soddisfazione per degli insegnanti di musica, sì. Insomma, penso. Sì, la miglior soddisfazione è quella di poter instillare in questi ragazzi la passione che poi è anche intrapresa in modo professionale, perché questi ragazzi avranno uno sbocco anche professionale, speriamo ambizioso. Ecco, in questo video che abbiamo visto, lei ha definito la Junior Band un miracolo, perché siete partiti davvero in pochi. Noi siamo partiti tre o quattro insegnanti, senza strumenti, senza repertorio, senza allievi, solo con un'idea. Una grande sfida. Non eravamo sicuri di poter realizzare qualcosa. A distanza di 10 anni ci troviamo di fronte a una realtà che per noi importante e gratificante, per cui tra l'altro 9 maestri, vero siete? Sì, 9 maestri, sì. 180 ragazzi più o meno adesso? 180 quelli che sono passati nel nostro percorso. Che siete passati. La media circa appunto di 16-18 all'anno, in 10 anni i numeri sono questi. La cosa che impressiona è che appunto noi operiamo dentro una scuola, dentro la scuola media Sacra Famiglia. Quello che più ci impressiona è che al termine del ciclo dei 3 anni, quando ragionevolmente anche il cambio della scuola impone diversi cambiamenti, quindi l'attività della junior finisce, tantissimi di loro, la gran parte, va avanti a suonare. Esatto. Chi? Quindi. Perché sceglie appunto magari il liceo musicale o il conservatorio, ma tantissimi logicamente fanno tutt'altro, ma ci tengono davvero un sacco ad andare avanti, portare avanti questa passione. Allora, ricordiamo per chi vuole venirvi a sentire il 22 ottobre cosa deve fare? Deve semplicemente sperare di trovare ancora un biglietto, perché sono andati a Ruva. Stanno andando a Ruva. E appunto venirci a sentire al Museo del Violino, Auditorium Giovanni Arvedi, in questa serata che sarà davvero qualcosa di magico ed eccezionale. Sicuramente sarà così. Allora, in bocca al lupo a voi, buon lavoro. Un saluto ovviamente a tutti i ragazzi per questa esperienza di musica e di vita. Grazie a Corbari, Giuseppe e a Giovanni Grandi per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in cucina con Omar Torresani. Stiamo facendo una zuppetta di topinambur. Riesco proprio a dirlo sto nome. Topinambur con sfilacci di calamaro agli aromi, giusto? Sì. E chiodini. Abbiamo già fatto vedere le dosi della ricetta, no? Vediamole insieme allora. Le dosi della nostra ricetta: 500 grammi di topinambur, poi ci sono 2 patate, se ricordo bene, poi abbiamo il calamaro, 4 calamari, eccolo qua, una cipolla, 2 spicchi di aglio, olio extravergine, 200 grammi di funghi chiodini, prezzemolo e maggiorana, sale e pepe, olio per friggere e il limone che l'avevamo già detto. Quindi adesso noi abbiamo messo, ripetimi un po' cosa abbiamo fatto. Allora, tolgo il coperchio così vediamo. Sì. Ho un filo d'olio in padella, sì. Ho fatto rosolare la cipolla bianca tagliata sottile, sì. Uno spicchio d'olio intero, uh-huh. Che poi ho già tolto, quindi il suo lavoro l'ha già fatto, meno l'abbiamo male, già tolto, meno male. Per la contentezza di Nicoletta. Ho aggiunto le patate tagliate a julienne sottile, sì. L'ho fatto rosolare assieme alla cipolla, l'aglio e l'olio e uh-huh. In secondo momento ho messo il topinambur. Ok. Ho salato, pepato, coperto con acqua calda, uh-huh. E adesso lo lasciamo cuocere in riduzione finché diventa insomma bello morbido, in modo che possa essere frullato, esatto. E se dovesse servire ulteriore liquido si aggiunge, che sia acqua o brodo, certo, vegetale, certo. Ascoltami, io ho trovato nel frattempo le proprietà del topinambur, sì. Che andiamo a leggere insieme dal web, eccole qua. Allora, alto contenuto proteico,
Poi, contro la stitichezza, combatte stress e stanchezza, accelera il metabolismo, è disintossicante, è senza glutine, sì, combatte l'anemia, riduce i livelli di zuccheri nel sangue, aumenta le difese immunitarie. Quindi, insomma, una bella zuppetta di topinambur non può che fare bene, direi. Ascoltami, adesso un altro lavoro un po' ostico è quello della pulizia del calamaro. Esatto. Fammi vedere un po'. Andiamo. Come si fa. Ok. Che c'è l'occhio, c'è la cosa freschi dentro, vero? Sì, l'osso. L'osso di, del calamaro. Allora, prendiamone uno a caso. Sì. Prendiamo questo. Allora, all'interno appunto c'è, sì, quello che è l'osso della seppia, ma nel calamaro è la stessa cosa, più sottile. Sì. Né più né meno. Può essere che ci siano delle impurità, perché comunque ha mangiato, è stato pescato, essendo fresco, in questo caso non ce ne sono, se non si bene, e poi va pelato. Ok, perché comunque come va pelato. Si spela? Ma basta incidere leggermente la pelle, e poi con le viene mani, via abbastanza esatto, con le mani si pela. Ah, ecco, vedete, arriva in versione bianca, come siamo abituati a vederlo. E questo, visto che l'hai chiamato sfilaccio, probabilmente dovrai tagliarlo. Lo tagliamo tutto a sfilaccini. A sfilaccini, così lo lascia a rondelle o lo, no, lo no, apri lo in apro, due? Lo apro, lo apri, quindi sì, lo diventeranno proprio degli sfilacci. Va bene, allora noi andiamo avanti a pulire i nostri calamari e poi torneremo a vedere quali sono i passaggi successivi. Giovanni, a te. Benissimo, grazie. Lasciamo questi poetici ossi di seppia alla nostra Nicoletta. E vabbè. Andiamo su qualcosa di più pragmatico, la legge elettorale. È stato fatto uno studio sul Rosatellum, c'è una vera e propria simulazione pubblicata oggi da Repubblica. Il PD con questa legge guadagnerebbe, il Movimento 5 Stelle perderebbe rispetto all'Italicum, ma la governabilità rimane lontana. Un'analisi dell'Istituto Cattaneo promossa da Open Gate mostra quali partiti si rafforzeranno e quali invece potranno essere svantaggiati con il nuovo sistema di voto alla Camera e al Senato. Staremo a vedere. Intanto c'è chi non ha particolarmente bisogno di votare e quindi di chiedere, come dire, l'appoggio del popolo, dei cittadini per governare, ed è la Cina. Xi inaugura il congresso del partito, la nostra economia non si chiuderà al mondo. A Pechino il leader parla davanti a 2.280 delegati delle province. Ci aspettano severe minacce, dice, e chiude alla democrazia. Attenzione sulla possibile investitura di un delfino, e fra due settimane arriva Trump. E quindi, insomma, occhi puntati a Pechino in queste ore, perché appunto dalle prime ore del mattino si è aperto questo congresso che potrebbe dare indicazioni preziose su quello che può essere il futuro di quella che ormai da tempo viene considerata una vera e propria potenza economica, alla quale si guarda con grande attenzione, anche perché tra l'altro possiede buona parte del debito pubblico americano. E va bene, e a proposito di America e di Trump, è lei o non è lei? C'è una notizia piuttosto curiosa che riguarda la moglie di Trump. Non è Melania, una controfigura per la First Lady. L'ipotesi è nata da foto e video realizzati la scorsa settimana. L'ultima teoria cospirazionista trova sostenitori e repliche ironiche sui social. A tradire la moglie del presidente sarebbe soprattutto la forma del naso, ma le immagini smonterebbero il complotto. Allora, vediamo un po' sto naso, non so, possiamo fare... Allora, ti intendi di nasi? Allora, no, i casi sono due. O è il trucco... Sì, che può modificare il naso? Può modificare il naso il trucco, se ha un trucco non so, proprio... Non mi sono mai posto per il problema, però evidentemente... Non hai bisogno, no, caro. Vabbè. Comunque, o è il trucco o è davvero una controfigura, perché vista così sembrerebbe davvero una controfigura. Non lo so. Tutto, ma questo per quale motivo? C'è questo dubbio... Motivi di sicurezza, oppure, non so, quando è indisposta non può andare e manda la controfigura. Recentemente una controfigura durante un incontro del marito con la stampa venerdì scorso, e insomma...
staremo a vedere che cosa, se ci saranno altre particolari. Bisogna andare lì, togliere degli occhiali. Allora, visto che sei qui per la parte gossip, sì, passiamo subito a un'altra notizia che ti piace. Mario Balotelli, la prima foto, sì, con il figlio. Sì, l'ho vista, è diventata papà, è diventato papà per la seconda volta. Ma se è un nome americano o veneto, Lyon, come l'ha chiamato? Ma sai che lui è tutto un po' originale. Vabbè, magari si dice Lion. Direi appunto, però sarei più sul veneto, non so, mi piace di più. Quindi secondo prima foto di Balotelli con il piccolo Lion, il suo secondo genito nato lo scorso 28 settembre, la buonanotte del calciatore con il figlio appena nato, figlio di Clelia. La love story fra i due è stata tenuta lontano dai riflettori fino alla nascita del bimbo. Peraltro è la seconda figlia di Balotelli, perché la prima l'ha avuta da Raffaella Fico, sì, ti racconto questa storia, sì, da Raffaella Fico, però non l'ha mai riconosciuta perché insomma loro due litigavano e quindi non l'ha mai riconosciuta. Se fosse così semplice. Esatto. E quindi la prima figlia, che si chiama Pia, che va un po' in contrasto con Lion. Lion è una citazione di un cantante. Come si chiamano i tuoi figli? Lion e Pia. Suona un po' così. Comunque niente, quindi diciamo che è il primo figlio ufficialmente riconosciuto dalla nascita. Dopo questo gossip mi devo consolare con un po' di cioccolato. Bravo. Ferrero, non solo cioccolato, dal prossimo anno arriveranno anche i gelati Kinder. Mm. Accordo con la Unilever, che occupa la prima posizione nel settore, grazie a marchi come Algida e Magnum. E Ferrero, che è un colosso mondiale, che ha una capitalizzazione che nemmeno riusciamo a dirla, quanti miliardi ha. E adesso giustamente punta anche al gelato, perché evidentemente tira di più del singolo cioccolato. Anche se di recente leggevo che il Ferrero Rocher sta facendo impazzire, se non ricordo male, i cinesi. Vabbè, allora se li vendono in Cina fanno solo soldi. Sì, qualche numero anche lì salta fuori. Vabbè, dai gelati io vado a vedere come vanno i miei calamari, tranquillo. Va bene, ok. Vediamo quei calamari. Allora, i calamari come sono messi qua? Li abbiamo tagliati a sfilaccini? Esatto, li sto tagliando tutti e due. Okay. Ovviamente gli ingredienti per quella ricetta sono per quattro, noi facciamo per la presentazione. Per la presentazione, abbondante. Esatto. Quindi ne abbiamo due soli, ma qui tanto non avanza mai niente, caro Omar. No. Allora, andiamo avanti qui a tagliare i nostri sfilacci di calamaro e intanto parliamo di cinema con Giovanni? Prima parliamo di musica, perché è una notizia che abbiamo dato prima, che abbiamo solo accennato, ma che adesso possiamo approfondire, perché insomma questa notizia che è uscita ieri sera durante una puntata delle Iene ha lasciato così, ha sorpreso molti. Elio e le Storie Tese si sciolgono, ultimo concerto a Milano il 19 dicembre, sarà già corsa per accaparrarsi i biglietti. Il gruppo ha annunciato alle Iene che dopo aver suonato insieme dal 1985 è venuto il momento di separarsi. Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori tempo, questo scrive Repubblica. Sulla Stampa precisano, youtuber, rapper, influencer, queste sono le persone che parlano ai giovani oggi, e quindi loro prendono atto insomma di essere così un po' fuori tempo, pur mantenendo una fortissima carica, come dire, satirica, e quindi hanno deciso di salutare tutti insieme il loro pubblico a Milano il 19 dicembre per il loro ultimo concerto. E sicuramente questa è una notizia che insomma ha sorpreso molti. Allora, a questo punto direi, prima di parlare di cinema e della nuova rassegna del Cinema Ritrovato che tornerà da oggi al Cinefilo, una breve pausa e poi cinema per tutti gli appassionati. Tutti i cinefili abbiamo l'occasione di tornare a parlare di una rassegna che torna da oggi al Cinefilo di Cremona, e per questo ospitiamo nel nostro salotto Giovanni Schintu. Bentornato Giovanni, ciao. Grazie a voi, ciao Giovanni. Allora, torna la rassegna del cinema recuperato e ritrovato grazie anche al FAI, in collaborazione con i giovani della FAI e in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, che si è occupata proprio di restaurare i capolavori che da oggi sarà possibile vedere al vostro cinema. Vogliamo ricordare così, come piccola premessa, qual è, diciamo, l'obiettivo di questa rassegna? Beh, appunto, questo obiettivo principale appunto è quello, grazie alla collaborazione con Bologna, di riportare al cinema e di dare la possibilità al pubblico di fruire di questi grandissimi classici nel luogo deputato in cui erano stati pensati quando erano stati girati, cioè la sala cinematografica. In questo modo appunto le opere si possono apprezzare nuovamente nel loro splendore tecnico, anche perché la ricerca che sta a monte della Cineteca è da veri segugi, addirittura fanno ricerche a tappeto in tutte le cineteche del mondo per riuscire a ritrovare, partendo dalle sceneggiature
sceneggiature originali le scene che poi vengono ripulite e rimontate. Eh beh sì, a me è capitato anche di vedere recentemente il famoso film con Robert De Niro e c'erano alcuni pezzi che avevano un colore completamente diverso e avevano l'audio originale, solo l'audio originale, esatto, perché sì, è evidente, sì, non si poteva riprodurre il doppiaggio che all'epoca non era stato fatto proprio per quel pezzo mancava. Infatti, quindi, insomma, infatti. È molto, se uno non lo sa rimane un attimo così sì, scosso, scosso, no? Di sorpresa. Colpito da questa, sì, da questa situazione particolare, diciamo che però ormai la Cineteca di Bologna ha raggiunto livelli di tecnica che li sono riconosciuti a livello, certo, a livello mondiale come centro di vera eccellenza per il restauro di queste pellicole. Ecco, allora tanti i film da non perdere in questa nuova edizione della rassegna e allora vediamoli tutti insieme. Allora, dalle 16 di questo pomeriggio e poi replicato anche alle 21, Blow Up, la cui locandina, solo quella, rappresenta un po' una... Ecco qui, insomma, chi non ha visto questa locandina, un'immagine che abbiamo visto e apprezzato tutti quanti, è diventata veramente un'icona, anche perché ha 50 anni. È un, esatto, film del 66, premiato a Cannes nel 67. È un film di Michelangelo Antonioni che, insomma, è un po' particolare. Beh, è un po' particolare, diciamo, è il cosiddetto primo film in inglese di Antonioni. Inizia il rapporto con Carlo Ponti, che convince appunto Michelangelo Antonioni ad abbandonare un cinema più introspettivo che aveva caratterizzato la prima parte della produzione di Antonioni, con il rapporto di Musa con Monica Vitti, e appunto Antonioni inizia con questo film una nuova prospettiva cinematografica. Grazie anche al rapporto con la MGM inizia appunto una nuova trilogia. Inizia appunto con Blow Up, seguiranno poi Zabriskie Point e Professional Reporter, saranno i tre grandi film americani di Antonioni che lo faranno definitivamente conoscere al pubblico internazionale. Come ricordavi tu, questo film Blow Up riceverà poi nel 67 la Palma d'Oro. Ecco, un film che ci riporta nella Swinging London della fine degli anni 60, dove c'è questo fotografo che crede di aver visto e di aver fotografato anche un delitto. E quindi poi tenta anche di scoprire un po' che cosa c'è dietro a quello che crede di aver visto, ispirato a un racconto di Julio Cortázar e interpretato da David Hemmings, Vanessa Redgrave, Jane Birkin e Verushka. Tra l'altro ci fu anche il fugace nudo di Vanessa Redgrave, che così suscitò un piccolo scandalo. Certo, no? fu un film scandaloso, perché appunto vi è questa scena di nudo di Vanessa Redgrave. Ricordiamo, questo è il primo vero film della Redgrave, che poi da qui inizierà da un lato un rapporto con Antonioni, ma anche una splendida carriera cinematografica. Mi permetto di sottolineare che la parte maschile, Hemmings, poi il pubblico italiano lo ritroverà in una decina d'anni dopo in Profondo Rosso di Dario Argento. Sarà lui, certo, uno dei grandi protagonisti di questo film. Ecco, tra l'altro voglio ricordare che le proiezioni del film, appunto alle 16 e alle 21, vengono introdotte da una presentazione della professoressa Elena Mosconi, docente di storia del cinema all'Università degli Studi di Pavia, sede di Cremona. Esatto, questa collaborazione, diciamo, questo ciclo ha molte collaborazioni, appunto quella con la Cineteca di Bologna, quella con il FAI, ma anche l'Università ha voluto dare un apporto
stato fondamentale, appunto grazie ad Elena Mosconi il pubblico avrà un inquadramento storico e culturale, perché comunque Blow Up sicuramente ha bisogno di una introduzione, questo film che ci racconta della realtà che poi alla fine si trasforma in inganno o pura finzione, e in un certo senso sarà paradigmatica la fine del film, le scene finali con questa incredibile ed inquietante partita a tennis fra due mimi che ci fanno riflettere su che cosa davvero abbiamo visto, se appunto il fotografo ha visto realmente un delitto oppure si è sognato tutto, se quello che vede nelle immagini, nelle sue immagini fotografiche non è nient'altro che una elaborazione della sua mente. Quindi appunto un film molto, molto complesso, dalla difficile lettura filmica, che però davvero è un capolavoro degno di essere rivisto e salvato in questo modo. E proprio sottolineando così la possibilità di avere un prologo con la professoressa Mosconi, insomma, si può cogliere anche quanto sia utile approfittare di questa proiezione, perché insomma si può, certo, veramente avere anche un aiuto nella lettura del film, una lettura un po' più complessa del solito. O poi, per citare velocemente gli altri due appuntamenti di questa rassegna, il terzo appuntamento in novembre. Esatto, l'8 di novembre avremo La corazzata Potionkin, film icona esatto, di una certa cinematografia e soprattutto in Italia di un certo immaginario collettivo, possiamo definire. Che va chiarito. Perché, insomma, allora, intanto diciamo che è, contrariamente a quanto si pensa, non è una boiata. Questo pazzesca, come sempre lo dovrà stabilire il pubblico. Alla fine faremo, no, viene considerato un vero e proprio capolavoro. No, beh, è un grandissimo capolavoro dell'espressionismo cinematografico russo, è sicuramente uno dei film iconici di Sergei Eisenstein. In Italia però appunto è famoso, sconta la citazione fantozziana, nel secondo tragico Fantozzi, ricordiamo, i dipendenti della mega ditta vengono obbligati a visionare appunto questi film che vengono immaginati e ricordati come molto pesanti e molto lunghi. C'è la famosa citazione appunto di Fantozzi, non solo è una boiata pazzesca, ma ne dice della lunghezza spropositata delle 18 bobine, quando in realtà vedrete il film dura fondamentalmente 1 ora e 10 ecco, e quindi va smentita questa cosa. Esatto, tanto da precisare anche che la citazione di Fantozzi era leggermente diversa, cioè il titolo era leggermente diverso, esatto, per una questione di diritti. Esatto, sì sì, ricordiamo brevemente che cosa accade. Paolo Villaggio e Salce decidono di inserire questo episodio all'interno del film, ma dal governo sovietico viene un veto fortissimo, perché ritengono, e lo ritengono tuttora oggi, questo un film fondativo della cinematografia russa, sovietica, e quindi non lo ritenevano corretto inserirlo in un film comico che in un certo senso ne dava una visione distorta. Naturalmente Salce e Villaggio non si perdono d'animo, tutt'altro, e rigirano le scene più importanti, la scena della scalinata, il famoso occhio della madre, la scena appunto di questi soldati presi in primo piano, viene girata nella scalinata che porta alla... Ed è girata talmente bene. Sì, sembra, diciamo, che sembra l'originale. Chi non sa questo aneddoto ritiene che il film sia quello originale. La cosa interessante è, ancora una volta, che cosa vediamo? Che il film, nel cinema, è chiara finzione. Noi non distinguiamo la cosa reale dalla cosa finta, perché comunque tutto quello che noi vediamo su un set cinematografico non è mai reale. Addirittura in questo caso avremo questa scena girata e poi anticata e poi riprodotta, perché durante il film le bobine vengono distrutte, ma l'ormai mitico Carlo Maria Riccardelli decide di rigirare la scena, e quindi abbiamo una citazione che diventa autocitazione. Che bello, e questa è la magia del cinema. Comunque l'8 novembre al Cinefilo ci sarà invece l'originale. Esatto, diciamo, ci sarà appunto l'originale, non dubitate, di Eisenstein. Esatto. Poi torniamo in dicembre, arriviamo in dicembre con un film, anche questo tra l'altro so per certo del 67, però esatto, vado a memoria. Sì, 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 1967. Lo so per una citazione, perché è un anno che mi riguarda da vicino. Ed esatto, è una splendida Catherine Deneuve. Esatto, è forse il film che permetterà a Buñuel, regista che sino ad allora era un regista di nicchia, era un regista che veniva identificato con i film surrealisti degli anni 30 e degli anni 40, che aveva avuto una vita personale
e autoriale molto travagliata. Lui sarà costretto a fuggire dalla Spagna franchista, si rifugierà prima in Francia, poi andrà in Messico, tornerà in Francia, quindi diciamo anche la sua produzione risentirà di questi continui passaggi di nazione, finché ritorna in Francia e nel 1967 porta a termine questo film, Bella, Bella di giorno, tratto da un banale libro del 1929, ma crea davvero un capolavoro, tanto è vero che verrà poi premiato con il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, ed inizia per Buñuel non solo un periodo di grandissima notorietà, ma anche di grandissimi premi. Qualche anno dopo vincerà il premio Oscar con Il fascino discreto della borghesia, una cinematografia che si consolida e il lancio definitivo di Catherine Deneuve nel panorama internazionale come grandissima attrice, anche se il film, ricordiamolo, causerà grandissimo scandalo nelle sale. Bel du jour, cioè, insomma, per l'argomento, esatto, una prostituta. Esatto, è una signora borghese che, quando il ménage in famiglia si spegne, decide di trasformarsi in una prostituta. Bello, bello, bello. Allora, film recuperati con splendidi colori, con suoni originali, insomma, quindi assolutamente da non perdere con questa rassegna del cinema ritrovato al Cinefilo di Cremona a partire da oggi. Volevo sottolineare, approfitto della presenza di Giovanni Schintu, per ricordare che invece domani e venerdì, domani alle 21 e venerdì alle 18.30, il Cinefilo proporrà un vero e proprio documento che ci riporta anche in questo caso agli anni 60, Barbiana 65, per evocare un intellettuale che peraltro è stato ricordato anche il 21 giugno scorso da Papa Francesco quando è andato a pregare sulla sua tomba, come tra poco potremo vedere da una foto, e stiamo parlando appunto di Don Lorenzo Milani. Ecco, queste sono alcune immagini di questo documentario che è stato ritrovato. Esatto, questo è un documentario ritrovato, è una chicca che è stata ritrovata nell'infinito archivio dell'Istituto Luce, altra meritoria istituzione cinematografica italiana che sta iniziando a riscoprire il proprio archivio storico, ed è stato ritrovato questo documentario, è l'unico documentario in cui Don Lorenzo Milani è davvero il protagonista assoluto. Don Milani era una persona molto schiva, non amava farsi ritrarre in immagini televisive. Il fatto di essere a Barbiana naturalmente lo ha chiuso ancora di più nel suo essere uomo definitivamente schivo. È davvero un documentario interessantissimo perché ci fa vedere e toccare con mano la realtà di questa piccola parrocchia, di questo piccolo borgo sull'Appennino, dove era stato mandato, fra virgolette, in esilio Don Lorenzo Milani, e qui lui avrà questa grande intuizione di creare questa scuola aperta, e dove elaborerà tutte le sue teorie sia sulla scuola che, in questo caso specifico, ricordiamo che il documentario nasce perché nel 1965 Don Lorenzo Milani affronta il problema dell'obiezione di coscienza. È la prima volta che apertamente si parla di obiezione di coscienza per quanto riguarda il servizio militare. Lui scriverà una famosa lettera ai cappellani militari in cui li invita all'obiezione. Questo è un reato ben definito ed inizierà un lungo processo. Il regista Angelo D'Alessandro riesce ad arrivare a Barbiana e si fa amico Don Lorenzo. Don Lorenzo quindi gli apre la porta alla scuola ed iniziano a girare questo documentario, dove Don Lorenzo Milani è la voce narrante del documentario. È davvero un momento unico perché, ripeto, di Don Lorenzo Milani non esistono interviste vere e proprie, se non piccoli spezzoni che gli venivano rubati quando si palesava in pianura. Insomma, il prete scomodo che disse tra l'altro l'obbedienza non è più una virtù, e per questo venne poi in qualche modo perseguitato, se così vogliamo dire, e affermò con chiarezza il diritto allo studio e al senso critico.
è stato per tanto tempo insomma contestato e criticato, però appunto come vediamo da questa foto, il 21 giugno scorso Papa Francesco poi è andato a pregare appunto in questo piccolo villaggio del Mugello in Toscana, a Barbiana, sulla sua tomba, proprio per riconsiderare tutti quelli che sono stati gli insegnamenti di Don Lorenzo Milani. E allora Barbiana 65, domani alle 21 e venerdì alle 18:20, grazie al recupero che è stato fatto dall'Istituto Luce di questo prezioso documento. Grazie Giovanni Schintu, grazie per averci raccontato ancora una volta le tante proposte del Cinefilo. Grazie. Grazie a voi. Benissimo, a questo punto tocca a Nicoletta. Eccoci con il nostro Omar, la nostra zuppetta di Topin Hamburger prosegue. Sì. Dici un po' a che punto siamo, Omar. Allora, la zuppa in sé è pronta. Ok. Quindi dobbiamo solo frullarla e renderla bella liscia. Tra l'altro un profumo proprio di carciofi, come dicevi tu, richiama tantissimo proprio il sapore del carciofo. Quindi se vi piace i carciofi, direi che potete provare assolutamente anche Topin Hamburger. Ci siamo. Con il calamaro cosa abbiamo fatto? Lo mariniamo adesso. Sì. Allora, intanto ho aggiunto un po' di erbe aromatiche. L'abbiamo pulito, gli abbiamo tolto la pelle, l'abbiamo tagliato a sfilacci belli sottili. Eccoli qua, facciamoli vedere. Guardate, belli sottilini. Ecco così. E poi adesso gli abbiamo messo un po' di aromi praticamente. Esatto, un po' di prezzemolo in foglie, del finocchietto selvatico, che lì non era segnato perché non si trova sempre, quindi non ero sicuro e l'ho recuperato da casa. E qualche foglia di maggiorana. Ok, dobbiamo metterci dell'olio, sì, assolutamente. Un po' di pepe, il sale no, perché essendo un prodotto fresco del mare, in teoria dovrebbe avere già il sale del suo sapore, esatto, naturale. Quindi diciamo ad aggiungerle si fa sempre in tempo. Pepe, quindi? Un po' di pepe, sì. Un filo d'olio. Olio extravergine. Voilà. Ecco qua. E poi andrà solo scottato praticamente. Sì, proprio una cottura veloce. Un po' di limone anche, la scorza di limone. La scorza di limone grattugiata, che gli dà un po' di freschezza. Col pesce ci sta sempre bene, un po' di scorza di limone. Ma anche col topinambur. Anche col topinambur? Sì. Allora, qui tu hai preparato uno spicchietto d'aglio, oggi ben due spicchietti di aglio nelle nostre ricette. Sai che verrai punito severamente per questa cosa? Per i nostri chiodini, perché dobbiamo preparare anche quelli. Intanto sì, marina quello. I chiodini tu li hai detto che insomma non hanno una cottura lunga. Io non li faccio cuocere troppo, ma come in generale tutte le verdure. Beh, adesso questa perché deve essere una crema, quindi ovviamente deve essere liscia. Però li lasci sempre croccanti. Li lascio tendenzialmente croccanti tutte le verdure, così per evitare di perdere la parte nutritiva. È vero che il fungo ne ha pochissima, però a me il fungo, la particolarità del chiodino è la croccantezza in bocca, no? A differenza del porcino che è più Invece di lasciarlo mollaccioso, no, il fungo io lo lascio tendenzialmente al dente. Ecco, mettiamo, va bene, usiamo quindi un termine. Tu cosa fai? Scottare quindi con un po' di aglio e un po' di olio. E qualche ciuffetto di prezzemolo non tritato. Non tritato, no. Quindi dà solo un po' di profumo. Solo per il profumo, esatto. Nel frattempo, durante la nostra pubblicità, lasceremo marinare i nostri sfilacci, sì, che avranno davvero poca cottura e andranno nella nostra padella senza olio, perché li hai già marinati. No, esattamente. Così. Quindi quanto avranno di cottura questi? Ah, questi un minuto e mezzo. Sì. Proprio lasciarli tenerissimi. Esatto. E dovremo friggere anche le nostre, facciamole vedere, fettine di topinambur che abbiamo lasciato con anche la pelle. L'ho lavato ovviamente prima. Esatto, e le metteremo nell'olio bollente, sì, di modo che si creino insomma queste chips. Tipo patatine. Che saranno, esatto, tipo patatine, che saranno praticamente quelle che andranno un po' a completare il nostro piatto e a dargli quel tocco in più. Va bene, allora noi facciamo questi passaggi durante la nostra pubblicità e poi torneremo con l'ultimo ospite e finiremo poi il piatto insieme al nostro Omar. A tra poco. A dopo. Negli ultimi 15 anni, gli adulti che hanno avuto a che fare con il mondo dell'infanzia, insegnanti o genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale ma inesorabile con una crescente terminologia medico-psichiatrica. Disturbi dell'attenzione, autismo, dislessia, ma è proprio il caso di medicalizzare così tanto i bambini? È un po' uno dei temi toccati dal nuovo libro di Daniele Novara, Non è colpa dei bambini, che noi vi presentiamo in anteprima. Uscirà infatti in tutte le librerie
domani. E allora ringraziamo Daniele Novara che è venuto a trovarci. Grazie. Ciao Daniele, grazie per essere qui con noi. Giovanni, allora, ciao. Pedagogista che quasi 30 anni fa ha dato vita al Centro Psicopedagogico per la Pace a Piacenza, che tra l'altro, tra le altre cose, sta proponendo una scuola dei genitori da qualche anno, che ripartirà a breve anche a Milano. E quindi, insomma, sono tanti i temi da toccare, temi che ruotano attorno ai bambini, grazie a questo libro che appunto è edito da Rizzoli e che uscirà in tutte le librerie domani. E allora, Daniele, che cosa hai voluto mettere al centro di queste tue nuove riflessioni? Ma guarda, è anche un libro, diciamo, di denuncia, no? Nel senso che la situazione dei bambini in Italia sta diventando un po' pesante, ecco, diciamo così, nel senso che la difficoltà a educarli, la difficoltà della scuola a fare bene la scuola, la difficoltà dei genitori a fare bene i genitori educativi ha portato a una situazione per cui i bambini stanno andando un po' fuori uso. E allora nel libro denuncio che purtroppo oltre il danno la beffa, nel senso che non solo i bambini rischiano di non ricevere una buona educazione, ma c'è anche la beffa che nel momento in cui questa, come dire, difficoltà, questo deficit educativo viene fuori, non è che gli adulti fanno un passo indietro, una riflessione su se stessi, magari la scuola incomincia a dire ma c'è qualcosa che non va nel mio metodo, i genitori incominciano a dire ma insomma potremmo fare meglio. No, è colpa dei bambini. Sono loro che sbagliano e allora cosa facciamo? Li mandiamo dal neuropsichiatra, che è diventato, come dire, lo stregone l'oracolo del villaggio. Cioè quello che gli darà un infuso e trasformerà il nostro bambino da un bambino vivace a un bambino tranquillo, un po' come Pinocchio, ecco. Signori, così non funziona. Gli facciamo male due volte ai bambini. Siamo su una cattiva strada noi adulti, non i bambini. Torniamo a fare una buona educazione e poi potremo eventualmente, in casi rarissimi, consegnarli ai neuropsichiatri. Ma oggi è spaventoso quello che ho scoperto. Ci sono dei dati da rabbrividire. C'è una crescita negli ultimi 15 anni del 100% della diagnostica. Non parliamo delle sindromi di spettro autistico, sembra che abbiamo una generazione di bambini autistici, una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'Europa incomincerà a mandarci delle circolari fra un po' per ridurre tutto questo. Non ha alcun senso, i bambini sono immaturi per natura, non è che un bambino nasce imparato. Ecco, il dito tu lo punti più sui genitori o sulla scuola? Ma guarda, è un sistema che si alimenta reciprocamente. Cioè, in altre parole, cosa succede? Che la famiglia fa fatica, che ne so, a 6 anni ce l'ha ancora nel lettone, in bagno lo puliscono fino a 8, magari gli hanno tenuto il ciuccio fino a 4, sul passeggino fino a 5, tutta una serie, diciamo così, di nefandezze, tra virgolette, che, come dire, mi fanno anche sorridere, le conosciamo molto bene. A scuola il bambino incomincia a fare fatica, no? E che ne so, non ha dormito. Sono bambini di 3 anni che dormono 8 ore, 9 ore, ne dovrebbero dormire 12. E quindi a scuola incomincia a essere ipervivace, butta le sedie per terra, fa delle cose, come dire, strane. Allora, e la scuola, invece di fare un'alleanza educativa con la famiglia, incomincia a dire: suo figlio, signora, non funziona, lo vede, guardi come si comporta, signora, bisogna fare qualcosa. Questo qualcosa è una cosa soltanto: andare dal neuropsichiatra, cioè quindi patologizzare il bambino. In altre parole, si saltano delle fasi, cioè è come se uno ha il mal di pancia e ti portano subito in sala operatoria. Scusa, controlla se magari uno ha una dieta sbagliata. Certo, ecco, però evidentemente non so in quel caso dire. La palla torna ai genitori e i genitori non sono in grado di affrontare la situazione, chiedono aiuto. Se un insegnante incomincia a dirti delle cose pesanti su tuo figlio, tu non sei un tecnico, sei un genitore. Che ne so, fai il parrucchiere, fai, che ne so, fai il barista. Non sei un esperto
E quindi diventi apprensivo, ti preoccupi. Cioè, te l'hanno detto gli insegnanti, non uno qualsiasi, non la nonna, la suocera che c'ha sempre da dire. È l'insegnante che ti ha incominciato a instillare un dubbio. Non è semplice sottrarsi a questa mannaia, non è semplice assolutamente per un genitore. E bisognerebbe appunto creare viceversa un contraltare, cioè una riflessione, come dire, più articolata, per cui il bambino vivace venisse, come dire, riportato a condizioni educative adeguate, che ne so, fatelo dormire. Ecco, tu per esempio in questo libro dai anche qualche consiglio. Certo. Qui ho letto così al volo l'importanza del pisolino quotidiano a 3 anni. E certo, ma una delle nefandezze che fanno le scuole in combutta con i genitori è di aver tolto, molte di loro, a 3 anni il pisolino. A quel punto il bambino dorme quasi come un metalmeccanico, 8 ore, 9 ore, ma stiamo scherzando? Chiaro che il cervello va in pappa, no? E ti trovi un bambino che non è più tale, fa fatica a stare con gli altri, fa fatica, ecco. Oppure, che ne so, a 9 anni lo lasci entrare in bagno come se casa tua non avesse nessun confine, lo fai entrare nel lettone, bel tranquillo. Cioè, no, bisogna dare dei confini, i consigli sono tanti, e il mestiere di genitore, l'abbiamo già detto in altre occasioni, non è cioè, semplice. La scuola, in altre parole, prima di spedire il bambino dal neuropsichiatra deve verificare le condizioni educative, importantissimo. Cioè, prima della neuropsichiatria viene l'educazione. L'educazione è una risorsa enorme. Io ne seguo tanto i studi, abbiamo avuto dei risultati eccezionali. Ecco, allora, questo libro mette in evidenza come appunto si abdichi un po' dal proprio ruolo di educatori, di genitori, e si passi invece direttamente al medico e quindi alla terapia. Non è un medico, è proprio uno psichiatra, attenzione, le cose sono un po' più... un po' più pesanti, diciamo così. Allora, però anche questi poveri genitori che devono, insomma, imparare questo difficile mestiere, per loro, voglio ricordarlo, c'è la scuola dei genitori che riparte per esempio in tante località, a Milano, in via Melchiorre Gioia all'Auditorium Don Bosco, ma poi avete tante sedi, no? Sì, a Casal Monferrato, Arezzo, sì. Albino in provincia di Bergamo, Lecco, a Piacenza, spero prima o poi anche a Cremona. Sono 4 incontri. No. Sono in genere 4-5 incontri, a volte anche 3, non è tanto, però comunque si crea una situazione in cui il genitore si trova con centinaia di altri genitori e quindi riconosce che c'è un problema comune. Noi diamo solo delle informazioni, non pretendiamo di dare consigli, di dare prescrizioni. Ecco, il titolo di questa 7ª edizione è Curare con l'educazione. Esatto. È un po' il tema anche del mio libro. Come dire, riprendiamo il nostro ruolo educativo. Ecco, non è educare i figli, continuare a parlargli, essere disponibili, diventare amici. Ecco, questo, sono tutte, infatti, queste sono, scusate, stupidaggini. Il titolo di un incontro è non stare alla pari, mantenere il proprio ruolo. Cioè, esatto, i genitori non sono amici. Esatto, c'è addirittura anche un incontro in cui mettiamo in discussione finalmente il mito del dialogo con gli adolescenti. Ma se c'è una cosa che l'adolescente non vuole fare è dialogare con i genitori. Ma allora il genitore, poi, pur di dialogare, si mette in ginocchio, si prostra. Cioè, diventa, come dire, un lombrico di fronte a sti figlioli che ne approfittano sempre di più. Ma è il manico che è sbagliato, l'idea che il diciassettenne voglia parlare con la mamma addirittura. Ecco, io, come dire, faccio un appello a tutte le signore che ci stanno ascoltando. Signore, il diciassettenne non vuole parlare con voi. Insomma, ha il suo mondo, altri va rispettato. Interessi, come abbiamo fatto anche noi a 17 anni, vogliamo uscire dal guscio familiare, vogliamo uscire, come dire, dalla protezione infantile, ma per fortuna. Però poi ci sono questi genitori che vi scrivono decine, centinaia di lettere per dire: sì, ho capito, però il problema persiste, rimane, io che faccio se non vuole parlare con me? Esatto, non vuole parlare perché vuole crescere, vuole diventare grande. Quindi, insomma, rispettare queste esigenze. Assolutamente, per cui, ecco, ci sono tanti luoghi comuni che vanno scalzati per riuscire a costruire un'educazione efficace, senza urlare,
senza punire, senza tornare ai tempi passati di cui assolutamente non bisogna avere nostalgia. Daniele Novara ha scritto tanti libri nel corso di, insomma, ormai credo almeno due decenni, se non di più. Questo deve essere il quarto con Rizzoli. No, questo è il quinto. È il quinto con Rizzoli. Ne ho fatto uno anche con gli Oscar Mondadori, ti ricordi? Certo, che ero venuto, certo. L'essenziale per crescere. L'essenziale per crescere è recente e poi, insomma, un po' i suoi titoli, come dire, indicano anche un po' il percorso, sì, no, di quello, sì, che è stato. Allora, litigare per crescere, litigare fa bene, urlare non serve a nulla, punire non serve a nulla, e poi anche per fortuna dalla parte dei genitori, per sostenerci un po', sempre, e insomma, sempre. Tutto questo per capire come in realtà il ruolo del genitore sia difficile, ma ci si può lavorare, insomma. Ecco, è questa la grande risorsa che hanno i figli, i loro genitori, ma devono, come dire, questa generazione un po', come dire, cresciuta a televisione commerciale e in maniera eccessiva, perché è una generazione anche un po' particolare, quella dei trentenni di oggi, deve rendersi conto che i figli hanno bisogno di loro come educatori. Quindi bisogna sempre saper mantenere la distanza giusta, appunto non stare alla pari, ma riuscire a mettere le regole. Ecco, le regole sono un fatto pratico, non sono un fatto di parole. Il bambino non lo devi convincere, lo devi organizzare. Quindi, sono concetti diversi. Quindi abbasso le trattative, insomma, stabilite delle regole e fatele rispettare. Ma un po' di trattative in adolescenza ci vogliono, ma non con i bambini, specialmente non con i bambini piccoli. I bambini piccoli hanno bisogno di chiarezza, di un'impostazione pratica condivisa fra i genitori, ovviamente, nel limite del possibile. Certo. È chiaro, quando ci sono separazioni drammatiche, allora c'è tutto un altro capitolo. Beh, i problemi poi vengono amplificati. Io voglio ricordare, e lo potremo vedere anche in grafica, che domani, 19 ottobre, dalle 18 alle 20, in anteprima nazionale, eccolo qua, il libro di Daniele Novara sarà presentato all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano a Piacenza, in via Sant'Eufemia. Mi permetto di ricordare che poi a Milano la presentazione, ce ne saranno due, ma la prima è proprio lunedì 23 al Teatro Don Bosco, via Melchiorre Gioia 48, alle 21. Ecco, dentro la scuola genitori trovate tutte le indicazioni sul nostro sito. E poi il 18 novembre a Milano ancora Novara sarà a Book City, esatto, per presentare, esatto, questo, sì, nuovo, sì, libro. Sì, sì, bene, bene, bene. Tra l'altro noi dobbiamo salutare Daniele, non so se Nicoletta, visto che ha letto L'essenziale per crescere, voleva rivolgere una domanda al nostro Daniele Novara. Beh, che... sicuramente, guarda, io ammiro e apprezzo molto il linguaggio diretto del nostro Daniele Novara, che insomma in tanti forse non hanno il coraggio di avere e che insomma ma danno anche una bella scossa anche ai genitori che troppo spesso si nascondono dietro ad altre situazioni, la scuola, il professore è cattivo, invece ogni tanto bisognerebbe fare davvero un mea culpa e prendersi un po' di responsabilità e prendere in mano la situazione come educatori, che è la cosa, certo, più importante. A me è interessato, grazie, moltissimo, soprattutto la prima parte, perché la mia bimba è piccola, ha 20 mesi, quindi sono ancora in quella fase lì. Per fortuna non ho ancora i problemi della scuola. Comunque, beh, grazie davvero per i libri che scrive, perché sono davvero... insomma, un segnale importante per tutti noi genitori. Benissimo, grazie. Grazie allora Daniele Novara, Non è colpa dei bambini, questo è il nuovo libro in anteprima qui a ore 12. Grazie Daniele Novara, grazie, in bocca al lupo. Giovanni, grazie, a presto. Grazie. Bene, buongiorno. Chiudiamo la trasmissione, Nicoletta. Allora, siamo qui per chiudere il nostro piatto con il nostro Omar, che ha fritto le nostre chips. Facciamole vedere, eccole qua. Intanto che facciamo vedere le nostre chips, noi buttiamo, vado, i nostri sfilacci di calamaro. Alziamo, giusto, al massimo la piastra. Alziamo al massimo la piastra, eccole qua le chips che adesso andiamo a mangiarci prima che finiscano nel piatto. E vediamo i nostri sfilacci che... Mettiamoli tutti così qualcuno mangerà prima o poi. Sì, li assaggiamo subito noi. Che vanno cotti proprio un minuto e mezzo. Piastra bollente, ovviamente sale, niente. I chiodini sono pronti nel frattempo. I nostri chiodini li abbiamo cotti una, sì, decina di minuti. Vediamo se si vede, se dobbiamo togliere forse... Occhio che scotta. Ah, sì, sì, faccio già dei danni. Guarda, Francesco, così riesce a guardare bene quello che stai facendo. Eccoli qua. Mamma, che bel piatto oggi. Ripetiamo, abbiamo fatto la zuppetta di topinambur, che sa di proprio un gusto, un retrogusto di carciofo molto molto interessante, che abbiamo fatto con la patata e la cipolla, quindi poi abbiamo frullato tutto insieme. Abbiamo fatto i nostri sfilacci di calamaro con marinati con gli aromi e
e un po' di limone e olio e pepe, e poi abbiamo cotto i nostri chiodini con olio e prezzemolo lasciato intero, e praticamente adesso dobbiamo solo comporre il nostro piatto. Lasciamo cuocere ancora mezzo minuto. Sì, intanto apriamo il nostro vino, cosa dite? Il nostro vino, oggi beviamo l'ortrugo che è dei Colli Piacentini, frizzante, dal profumo fresco e delicato, eccolo qua, dei vini Colombi, anche oggi ci fa brindare alla grande, direi. E allora, Palisto verrà a stappare? Degnerà di venirci a stappare il vino? Posso provarci? D'olio crudo. Ecco, sì. Ma vedi, tu hai il tuo metodo per stappare. È un metodo proprio della scuola dei Colli Piacentini. Bravo, bravo il nostro Omar che ci ha preparato questo bel piatto. Prepariamo a impiattare. Intanto io vi frego una chips. Pronto a impiattare, esatto. Sì, ho messo lì il piatto, guarda. Perfetto. Vai Omar che abbiamo pochi secondi ancora. Mi hai portato via ancora. Però ti ho portato il mestolino. Ce la possiamo fare. Mestolino, vai, vai. Dici cosa stai facendo, che io sto prendendo. Allora, mettiamo di base la crema di topinambolo, che si può, come si può vedere, è proprio un passato. Bella cremosa. Cremoso, bello liscio. Esatto. Ci sta bene con questi primi freddi. Adesso c'è ancora caldo, però esatto. Magari la sera. È tornato il caldo, è tornato. Poi ci aggiungi i nostri sfilacci. Io pulisco sempre perché a me non piace lavorare sullo sporco. Lo so, tu sei un vero chef, quindi. Poi aggiungiamo. Sì. Gli sfilacci di calamaro al centro, sì. Messi con passione. Eccoli qua. Bello. Questo può fare sia da secondo, da... Che l'antipasto, l'antipasto, assolutamente. E poi ci aggiungi i chiodini. I chiodini. Che decorazione. E voilà. Ok, non è ancora finito, un attimo. E poi cosa manca? Le chips. Sempre. Qui suggeriscono che Palisto è un po' così, sono attratto, diciamo, da questa. E diciamo che sta così. Un tocchino di verde che non ci sta mai male. Ecco. Visto? Che sono sempre gli aromi comunque che abbiamo utilizzato in cottura, quindi. E il nostro piatto è pronto. E voilà. Prepariamo i cucchiai allora, i bicchieri intanto. Omar, siamo in super ritardo, grazie a Omar Torresani che ha preparato questo piatto meraviglioso, ti aspettiamo ancora qui a trovarci. Volentieri. Quando vuoi, in bocca al lupo per tutti i tuoi lavori, grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo domani sempre ore 12, buona giornata. Ciao a tutti, ciao, a domani.